Una delle ultime lavorazioni prima di portare in mare l'arbaleta in legno è la verniciatura. Oggigiorno la chimica ha fatto passi da gigante nel campo delle vernici per uso marino, inventando dei prodotti di un'efficacia e affidabilità impensabili per un tempo. Su un arbalete G-Man si realizza un trattamento di circa 10 mani tra impregnanti, resine epossidiche e vernici che creano una protezione definitiva contro quelle condizioni a cui verrà esposto nell'utilizzo il fucile. Tutti gli arbalete G-Man non hanno testata, ma montano un elastico circolare che passa in un foro molto stretto. L'elastico, nel momento del caricamento, quando lo si afferra con una mano, non scorre nel foro e quindi rimane sempre centrato. La testata ha una forma a testa di cobra, che ha il compito di proteggere l'elastico dal contatto con le asperità delle rocce. Il circolare non ha l'archetto rigido, ma semplicemente un filo resistentissimo. Questo sistema ci facilita il caricamento ed evita di danneggiarci le dita nel caso in cui ci scappi l'elastico. È molto silenzioso in fase di sparo. Si sostituisce semplicemente slegandolo dagli occhielli che fuoriescono dall'elastico. E per finire, non rovina il fusto in legno durante la corsa.
Il Double G-Man è il sistema per montare la coppia di elastici da 16 mm sull'arbalete Dentex. Il progetto è nato dall'esigenza di maggiorare la potenza dell'arma senza comprometterne minimamente il profilo idrodinamico. Nella maggior parte dei casi, l'inserimento di due elastici nello stesso foro porta inevitabilmente ad un accavallamento degli stessi, ingrossando la testata e alterando la porzione di fusto ad essa adiacente, compromettendo in questo modo il brandeggio e la maneggevolezza dell'arma. Questo sistema consiste nell'inserimento di un circolare da 16 mm nel foro della testata e di una coppia di elastici aggiuntivi, assicurati con una legatura in dinema e inseriti in una boccola in ottone, posizionata a circa 10 cm dal foro della testata, in una posizione leggermente più alta rispetto alla diagonale del primo elastico caricato. Questo permette che i due elastici caricati si posizionino perfettamente uno sull'altro, senza accavallarsi e senza apportare volume in più rispetto ad un monoelastico.